Benvenuti a un grande appuntamento sportivo. Si respira un clima fantastico qui a San Siro. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marcheggiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Dunque le scelte degli allenatori. Abbia giocato, ha sempre segnato tanti gol. Lui vive per il gol. Nonostante non abbia, secondo me, una tecnica straordinaria, è capace di scegliere sempre la soluzione giusta. Questo lo rende veramente micidiale. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Occasione da rete. Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il Milan ha disputato molte partite negli ultimi 7 giorni. Sì, l'allenatore farebbe bene, secondo me, anche a pensare un po' di rotazione tra i giocatori per far riposare i giocatori più stanchi e anche dare la possibilità alle seconde linee di trovare il ritmo partita. Effettua un cross dalla tre quarti. Prova un traversone dalla tre quarti. La gioca a sinistra. Passaggio in avanti. Il Milan non ha mai perso nelle ultime 5 partite casalinghe e ovviamente non ha alcuna intenzione di cominciare oggi. C'è il retropassaggio. Buonaventura che ha portato la sua squadra in vantaggio nel primo tempo della scorsa partita. Prova la giocata nello spazio. Ecco un altro cross. Riesce ad intercettare. Prova il cross in aria. Christian Sa.
cerca la fondo, palla al piede. Dice che non è fallo, costringe l'avversario al fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. E i compagni vanno a verificare le sue condizioni. Cerca spazio. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Thank you.
nascere e marcare a uomo è uno dei modi per farlo. Prova la giocata nello spazio. Ecco che parte il cross. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Crossare quando non c'è nessuno non è mai una grande idea. Alessio Romagnoli. La butta in mezzo. Palla larga in profondità. Bonaventura. Se ne va. Cross di Bonaventura. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. Hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Prova a giocarla dentro dalla distanza, la mette sulla sinistra. Gol segnato adesso significherebbe una vittoria quasi sicura. Ci sarà rimessa laterale. La butta dentro. E il portiere blocca. Lungo passaggio davanti. Grande. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Intervento brutto e c'è il secondo giallo. Decisione ineccepibile quella dell'arbitro, il giocatore se ne va sotto la doccia. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto, l'arbitro però è irremovibile. Ora dovranno giocare il resto della gara 10. Velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. È stata una partita combattuta. Fabio può capire da solo perché nessuna delle due ci è riuscita. Thank you.